3, 2, 1. Ok. Pronto? Au. Sì? Ma gli vai risponde a tuo cugino che poverino è così deprimito? Digli che sto registrando e che lo chiamo appena ho finito di registrare. Torno! Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Un video dove vado de fretta, vado molto de corsa e non c'ho tempo, non c'ho tempo di fare niente e sono nei casini quelli rari perché appunto devo fare 300.000 cose e non farò in tempo a farle tutte perché stiamo andando a prendere il nuovo arrivato in famiglia che sono anni che desidero tanto far arrivare in famiglia. Però non, per una ragione o un'altra non sono mai riuscita in questo, invece stavolta sì, sono molto emozionata. Sono un po' a macchia anche perché mi sto mettendo la fake tan nel modo più scemo che io possa mettermela, ovvero male. Infatti oggi cerco di passare anche da Sephora e mi prendo una fake tan spray per il corpo perché queste goccine di Collistar. Ok, iniziamoci a truccare perché davvero ho pochissimo tempo per fare tutto. E penso pure che oggi comprerò un altro fondotinta perché questo va bene come scurezza, ma tende troppo sull'arancione, sul giallo. E quindi ovviamente mi fa un effetto brutto, non quello che voglio io. Lo devo andare ad unire a quell'altro ogni volta. E invece devo prendere uno sì scuro che vada bene con la fake tan, però non che vada sull'arancione perché io comunque ho il sottotono giallo. Quindi, cioè, ho il sottotono rosa, quindi questo è un pochino esagerato. Questo sarà il vero e proprio get ready with me, cioè veramente come mi preparo quando veramente sto per uscire. E quindi è il get ready with me proprio più veritiero della storia. Ecco un'altra delle cose che devo comprare assolutamente, una cipria nuova, perché questa qui che ho non mi piace, mamma mia, per niente, è dell'Astra addirittura, cioè l'ho comprata, che è proprio una marca che a me non fa impazzire per niente, l'ho comprata in un momento di disperazione perché ero rimasta senza cipria, ma proprio zero, perché mi era caduta e per terra, io poi uso sempre quella in polvere libera, quindi... Vabbè raga, che dire, che casino. E una volta caduta questa benedetta cipria mi sono ritrovata che la sera avevo da fare una cosa molto importante, avevo un incontro di lavoro molto importante. Ovviamente senza cipria non lo potevo fare perché comunque, cioè, non mi volevo trovare dopo tipo mezz'ora che parlavo lucida. E quindi sono uscita per comprare la cipria, ma vicino all'ex casa, quella di prima, avevo solo questo negozietto in profumeria, insomma, molto per signore, aveva le cose tipo le marche nuove uscite, fighe di make-up, cioè c'era il rossettino rosso per la signora, lo smaltino rosso, c'erano queste cose un po' così, che per carità, però, insomma, non quello che serviva a me. E, però non avevo il tempo per andare a prendere la cipria buona fino da Sephora o da qualche altra parte, perché non ce l'avevo vicina. E quindi ho dovuto fare sta cosa che insomma non è stato proprio il massimo, però beh, che dobbiamo fare? Ho dovuto prendermi questa, cioè ormai l'avevo comprata, mi serviva, l'ho dovuta prendere, il problema è che non è per niente una buona cifra. Comunque io rido troppo, raga. Madonna che risate che ho pubblicato una foto di lato e praticamente tutti i commenti erano sul mio naso. E niente, però non mi aspettavo di ricevere dei complimenti sul naso, cioè, particolare come cosa. Mi ha lasciato un po' tipo, grazie. Non sapevo che dire in realtà, però vabbè, ci sta. Grazie a tutte le persone che hanno fatto commenti sul mio naso, insomma. È un complimento di quelli che non si ricevono spesso nella vita. Una volta ricevuti, magari nei primi 5 minuti, dici: ma che mio naso è? Che? E poi capisci che, ah, vabbè, grazie. Quindi è molto tranquilla come cosa. Ah, a proposito, apri più chiudo parentesi, scusatemi tantissimo. L'altro giorno nel video di un'ora che ho pubblicato, vi abbiamo parlato un sacco del, cioè, abbiamo parlato.
È uscito un sacco di volte l'argomento gruppo Telegram e vi giuro, scusatemi tantissimo, ma mi sono completamente dimenticata di lasciarvi poi il link del gruppo Telegram. E soprattutto mi raccomando, anche se ve l'avevo lasciato su Instagram, però su YouTube no. E mo ve lo metto qua sotto, giuro che me lo ricordo. Ricordatemelo nei commenti se non lo vedete. Chiara, il link di Telegram per il gruppo Telegram, ditemelo voi. E, no, perché allora, a parte che appunto ne avevo accennato tanto, però seguite solo il link. No, ma oggi mi parte tutto, ma com'è possibile? Non lo faccio apposta. Dicevo, seguite solo il link per entrare nel mio gruppo Telegram perché nell'ultimo periodo stanno creando dei gruppi Telegram fingendo che siano miei, proprio a mio nome. Invece, un'altra cosa della quale volevo parlare, allora, vi volevo ringraziare tantissimo a voi tesori perché praticamente avete fatto, non so come si dice, assalto al mio merch e vi volevo ringraziare veramente di cuore. Siete veramente splendidi, avete fatto un fuori tutto al mio merch perché praticamente l'altra sera vi ho avvertite che stavo per togliere molti molti pezzi, infatti così è successo, abbiamo tolto la maggior parte delle cose che c'erano nel merch e se ne andranno via anche altre in realtà perché praticamente il merch sta per diventare un qualcosa di pazzesco perché sto collaborando con un artista, con una vera artista che stiamo disegnando insieme delle magliette pazzesche, quindi che poi non solo magliette in realtà, stiamo disegnando insieme delle cose fighissime per voi e sono stra in fissa, non vedo l'ora e quindi tra poco uscirà questa collezione. Quindi ho tolto molte cose per far spazio alle nuove. E poi in più a quella collezione stanno già uscendo, c'è già una cosa online fighissima. E no, mi sa che a questo, quando pubblicherò questo video, ho due cose online, se non erro, sì. E che sono delle nuove cose appunto del merch che secondo me sono veramente fighe, sono veramente belle. Mamma mia, ragazzi, sono troppo emozionata. Cioè, ma vi rendete conto che sto per andare a prendere il nuovo componente di famiglia? Cioè, ma che cosa bella è? Oh mio Dio! Non vedo l'ora, vi giuro. Mamma mia, che bello. Sono anni che vorrei che entrasse a far parte della nostra vita questo animaletto e sono stracontenta appunto che stia arrivando oggi, sono veramente contenta che lo stiamo andando a prendere. Io amo gli animali, quindi insomma faranno parte tanti esserini, anche grandi in realtà, molto grandi. Uno dei prossimi nuovi figli è molto grande, più di Caio, e ho detto tutto. Siamo dei matti e non vedo letteralmente l'ora. E comunque io svelo, e penso che dal video di ieri voi l'abbiate capito, ho svelato una cosa, il mio amore per i rettili. I prossimi non saranno rettili però. Allora, in futuro prenderò altri rettili, sì, ma i prossimissimi nuovi componenti della famiglia non sono rettili. Fatto sta che io sì, amo i rettili in ogni loro forma. E mi farebbe piacere prendere poi, farmi un mio piccolo rettilario, diciamo, se si può chiamare così, nel senso con varie specie di rettili. E io sono particolarmente innamorata di tutte lucertole varie, giganti, iguane, eccetera, eccetera. Io amo alla follia quella robina lì. Però insomma, con calma, piano piano prenderemo anche quelli. Però adesso, allora, oggi stiamo andando a prendere questo rettilino bellino, primo. Poi molto molto presto arriverà invece un quattro zampe. Io ho detto tutto, non vi voglio spoilerare troppo, però è un quattro zampe. Poi arriverà un altro quattro zampe, grande. Poi arriverà un'altra qualcosa molto grande, molto molto grande. E poi probabilmente anche i rettili, che insomma, non vi ho mai nascosto insomma il mio amore verso questa tipologia di animale, quindi insomma, sono emotionated come non mai. Yes! Ok, finita la canzone, finito il make-up. Andiamoci a fare Los cabellos. Let's go, Oh, vabbè, sono 3 ore che mi chiedevo perché
I miei capelli stessero dritti su. C'avevo una forcina. La piastra che faccio io è la Steam Pod, perché in moltissimi me l'avete chiesto. E è una piastra. Oddio, è una piastra a vapore ed è la migliore che io abbia mai provato. Non c'è l'acqua? No, così finita. Ho infatti sempre con me il boccione di acqua. Wow! Che ogni volta butto quello per terra. Ok. Lo metto dentro e questo va. L'ultimo periodo mi sto stratrovando bene con il termoprotettore della Sunsilk. Mi piace un botto, mi piace veramente tanto. Infatti mi rispruzzo un altro po'. Veramente buono, qui c'è un ottimo odore. Mi piace veramente tanto. Certo, ce ne sono di più professionali. Io stessa utilizzavo il termoprotettore proprio marca Steam Pod, che ti vendono insieme alla piastra. Però non è male questo, anzi. E invece questa piastra è la vita, cioè, mo la farò in modo molto alla buona, come si suol dire, perché caldo. Sono vestita, adesso mi metto le extension, che io vi giuro, senza extension non me ci so vedere. Infatti sto pensando di mettere quelle fisse. Non vedo l'ora che installeremo i benedettissimi condizionatori. Quanto sono in fissa con questo colore. Allora, questo è l'outfit. Molto semplice, raga. Ho una semplice magliettina e dei pantaloni prima mamma, che sono molto molto comodi. E questo è davanti. Quanto gigante questa signora. Mamma mia. E niente tesori, quindi questo era l'outfit, questo era il get ready, siamo per andare appunto a prendere il nuovo arrivato e lo vedete nel video, cioè l'avrete già visto nel video di ieri, però spero tantissimo che questo get ready quindi vi sia piaciuto e noi come sempre ci vediamo domani, ore 18, sempre qui, sempre su questo canale, probabilmente con la reaction di Lara al nuovo componente della famiglia, perché lei non sa assolutamente niente.